tutti ragazzi e ragazze, bentornati nel canale. Come tutti i mesi video in collaborazione con Giara del canale Giagia Makeup, e questo mese vi parliamo dei nostri top e flop del mese precedente, cioè il mese di ottobre. Allora, per fortuna questo mese io ho avuto solamente un flop, quindi direi di partire subitissimo da quello. Il mio flop occhi questo mese è questo ombretto della Nabla nella colorazione Citron. Il colore è veramente veramente bello, ma purtroppo non che non dura molto, ma sparisce l'effetto pieno che ha, diciamo, all'inizio quando lo stendo sulla palpebra. Non so perché, è come se rimane tipo sfumato, come se si vedono solamente i glitter. Ora io non so se questo dipende dalla mia palpebra perché ho la pelle grassa, oppure dipende dall'ombretto. Quindi se voi avete gli ombretti Nabla, o soprattutto se avete Citron, fatemi sapere voi come vi trovate. Visto che abbiamo iniziato con il tema occhi, continuiamo appunto con gli occhi, però questa volta parliamo dei top. Top del mese precedente, assolutissimamente queste lenti a contatto, le lenti a contatto da zombie, che mi avete visto in tantissimi video, della marca Leo Eyes, che è questa qui. Potete trovare su Amazon al costo di solamente 11,90€. Poi passiamo ai top labbra. Questa volta ne ho ben due, e sono questa lingerie di NYX che ho praticamente usato e strautilizzato, che è la 02 Embellishment, e a mio parere è la più particolare di tutta la collezione. È questo bellissimo lilla grigio, veramente dalla fotocamera non rende, e una volta asciutto diventa matte. Invece il secondo top labbra è questo rossetto della L'Oreal della linea Intense, ed è questo qui che ha un qualcosina diciamo di rebel, ma giusto qualcosina. Vediamo se riesco a farlo vedere. Questo qui però ha una punta in più di rosso rispetto a Rebel. I miei ultimi top sono tutti e due top viso, e sono questo primer della NYX, che è il Photo Loving Primer, quello lì trasparente, ed è perfetto. Io penso che sia il primer perfetto. Oddio, io non ho mai provato tanti primer, diciamo che questo è il mio terzo primer che provo, però se mi fa durare il trucco tutta la giornata, purtroppo mi riempie i pori, perché è quello il lavoro del primer, appunto riempire le rughette, i pori, tutte le cose per rendere la pelle liscissima e perfetta. Io direi che questo è il primer perfetto. Il prezzo non me lo ricordo, comunque se lo trovo ve lo scrivo qui da qualche parte, perché non l'ho comprato, ma l'ho avuto, diciamo, in omaggio, anzi come regalo, per essere arrivata nella top 30 nei NYX Face Awards. E l'ultimo top è la palette Strobe of Genius, la palette degli illuminanti sempre della NYX. Non sto sponsorizzando NYX, però ho notato che in questo video ho ben tre prodotti NYX. Comunque è questa qui, questa palette con degli illuminanti stratosferici, e il mio preferito è il lilla, il più particolare, che ho su anche in questo momento, e mi piace davvero tanto. Lo utilizzo più che altro quando faccio dei trucchi sul viola, per rimanere in tema, anche perché comunque quando si va a sfumare è giusto una punta di lilla, non è proprio quel lilla tipo le pareti della mia stanza, anche perché non sarebbe normale un illuminante così. Tipo, non so se avete visto gli illuminanti di Jeffree Star, l'ultimo, anzi uno degli ultimi illuminanti, e non mi ricordo il nome, ma è l'illuminante nero. Dove può andare una persona con un illuminante nero? Che cosa illumina se in realtà scurisce? Mi lascio qui qualche foto così potete vedere. In realtà secondo me è ideale per uno smokey eyes, utilizzandolo come ombretto, anche se quale ombretto, se non erro è grande quanto la mano, cioè spendere così tanti soldi per un qualcosa che poi va utilizzato come ombretto e che vi dura per tutta la vita, non ha senso. Quindi ragazzi e ragazze, questi erano i miei top e flop del mese precedente, cioè il mese di ottobre. Mi raccomando, ovviamente andate a vedere il video dei top e flop di Giada, perché ogni mese fa vedere sempre prodotti super 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 interessanti. E noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovissimo video.